Ben arrivati alla quarta parte di questo corso sulla shellfish, una parte molto importante per non dire fondamentale, perché ci apprestiamo a parlare della funzione. E la funzione è un oggetto veramente fondamentale in fish, per non dire il più importante. La funzione ci permette di costruire veramente qualcosa di nostro e di esprimere tutte le potenzialità di Fish. E seguendo la scaletta capirete perché dico queste cose come a mo' di introduzione. Allora, vediamo un po'. Partiamo naturalmente da come si definisce una funzione. In Fish, per definirla semplicemente, si usa un blocco di codice contenuto fra il comando, la parola chiave, function, il codice della funzione e la chiusura solita classica end che abbiamo già visto anche in video precedenti, tipo il blocco funzione begin end, il ciclo for end, tutto finisce con end in fish, tutti questi comandi a blocchi finiscono con end. Allora, adesso che sappiamo qual è la sintassi per definire la funzione, una funzione base, passiamo a parlare dei parametri. Ecco, i parametri vengono passati, come già sappiamo, dalla variabile speciale argv o argv, di cui abbiamo già parlato nella parte del corso proprio che parlava delle variabili. Quindi non ci soffermiamo più di tanto sull'aspetto e sui scopi di questa variabile perché già l'abbiamo imparata a conoscere appunto nella parte 2, come scrivo qui, del corso. Qui faccio vedere giusto un esempio delle due modalità che esistono per passare dei parametri a una funzione, perché sì, ne esistono due. Uno appunto è tramite la variabile argv. Questo è sempre valido, questo è il metodo, come dire, standard di passare parametri a una funzione. L'altro metodo è mediante un'opzione quando si definisce la funzione. Lo vediamo qui. L'opzione è meno a nella sua forma contratta e o meno meno righetta righetta argument. Ecco qui, come, esattamente come i comandi del kernel Linux, anche qui ci sono le due possibilità di dare delle opzioni ad un comando, in questo caso il comando function. Una è quella breve, diciamo così, impostata con una lineetta, un meno, un trattino e una lettera, oppure i due trattini e l'argomento, scusate, l'opzione per esteso. È lo stesso metodo che i comandi, i normalissimi comandi del kernel Linux, che abbiamo già visto, questa due ambivalenza di parametri l'abbiamo già vista mentre spiegavamo l'autocompletamento, il sistema di autocompletamento e di suggerimento dei comandi integrato in Fish. Allora, cosa volevo mostrarvi qui? Non tanto l'uso di argv che abbiamo già spiegato nell'altro video, ma mostrarvi appunto la possibilità, l'alternativa o in aggiunta la possibilità di questa opzione. Ecco, se io definisco questa funzione banale, function provina, quindi lo faccio qui e lo replico qui, l'esercizio, function con il nome provina, meno meno argument, usiamo esteso, e poi cosa metto dopo l'argument? Appunto gli argomenti della funzione, che ci si aspetta della funzione. Quindi dico che questa funzione utilizzerà al massimo due parametri. E questi due parametri li indico con il nome che voglio dare alla funzione, scusate, alla variabile che poi potrò usare nella funzione stessa. Quindi, in poche parole, cosa ho detto con questa prima riga? Definiscimi una funzione chiamata provina che accetterà due argomenti, di cui uno finirà nella variabile pippa e l'altro nella variabile pluta.
Ecco, tanta fantasia nel dare il nome alle variabili, ma vabbè, faccio enter e naturalmente l'indentazione mi permette di creare il codice della mia funzione, quindi pippo uguale a dollaro pippa, perché ho detto che questi due sono i nomi delle due variabili che avrò a disposizione all'interno del codice della funzione, quindi vado già dritto a richiamare, a far espandere la variabile in un comando echo, dollaro quindi davanti al nome della variabile pippa. Stessa cosa con l'altra variabile, quindi pluta uguale dollaro pluta. E poi, siccome nell'ambito di una funzione comunque la variabile di sistema, la variabile specifica, speciale di fish argv è sempre attiva, questi due argomenti che io passerò alla funzione finiscono comunque per essere caricati in due indici della variabile lista, o tupla argv, comunque quella è attiva, è implicita. Io posso semplicemente in modo aggiuntivo gestirmi specificatamente, ops, specificatamente degli argomenti specifici con nomi specifici, ma questa è una scelta mia, non necessariamente devo usarlo, è una cosa in più. argv è sempre attivo, quindi nel contempo, oltre alle due variabili che io ho definito, posso benissimo stamparmi anche l'argv 1, quindi l'indice 1 che prende poi il posto di pippa. Poi vabbè, due righette per separare e dollaro argv indice 2 che è il posto della pluta. Finita la funzione, scrivo il mio end, enter e la funzione è definita. In questo momento la funzione esiste in questa sessione di terminale, è unicamente lì, nella memoria del nostro PC, diciamo così, e nella sessione di terminale. Chiudessi questo terminale in questo momento, perderei questa funzione che ho appena scritto. Ok, abbiamo creato il nostro esempio, adesso la richiamiamo, la usiamo. Quindi usiamo la nostra funzione provina, vedete, P1, P2, giusto per dare i due parametri. Enter e vedete cosa mi risponde la funzione, il codice della funzione dice pippa ha assunto il valore del primo parametro P1, pluta P2 e P1 righetta righetta P2. Comunque vedete che l'argv contiene anch'esso i parametri. Ecco, nel video nel quale abbiamo parlato delle variabili, abbiamo parlato della potenza, della possibilità, della dinamicità di usare argv perché non è predefinito in quanto a posti di parametri. Ovvero provina può essere richiamato anche con 10 parametri senza definire niente di più. Quello che io ho fatto con argument è definire due specifiche variabili che si prendono già a carico i primi due parametri in modo fisso, diciamo così. Ecco, se io richiamo provina, facciamo una prova così in diretta, aggiungendo un nuovo parametro che non è previsto, vediamo se dà errore o se funziona. Ecco, funziona, però ecco, non ho cambiato il codice, forse è più significativo se cambio il codice della funzione, adesso la richiamo, naturalmente arg2, poi facciamo più dollaro argv di 3. Ecco, se no ha poco senso l'esempio che ho fatto, eh? Quindi faccio un bel enter, richiamo provina e vedete che comunque funziona lo stesso la funzione perché non è limitata a due parametri solo perché io gli ho detto che come argomenti deve avere pippa e pluta. Quelli sono i primi due e i primi due vengono assegnati a delle variabili con già un nome che io desidero, che io ho bisogno. Tutti quelli che seguono, possono essere anche 100 parametri che seguono, sono comunque registrati e memorizzati nella variabile speciale argv con il rispettivo indice. Infatti, vedete che pippa e pluta si sono presi P1, P2, così come argv1, argv2 e l'argv3 si è preso il terzo parametro. Vedete che è molto dinamica la cosa, eh? È molto anche elastica, potente, malleabile la cosa. Cominciate già a capire perché la funzione è un oggetto fondamentale molto potente in Fish. Ok, andiamo avanti.
Le funzioni hanno il ruolo, fra le altre cose, di sostituire gli alias di bash. Ecco, avendo già seguito, come do per scontato, un corso sulla shell bash, o conoscendo già voi benissimo bash, sapete cosa sono gli alias, eh? E in Fish non esiste specificatamente il ruolo di alias, ma è la funzione che assume, può assumere anche questo ruolo. Come fa ad assumerlo? Allora, nel sistema di funzionamento di Fish, nella configurazione, nella cartella di configurazione di Fish, è inclusa anche una cartella particolare. Allora, prima di tutto, quando installate Fish nella vostra home, come vedete qui, nella cartella standard di sistema GNOME, sistema operativo intendo, in questo caso Ubuntu che è basato su GNOME, c'è questa cartella standard .config che include configurazioni di n programmi, fra i quali anche quella di Fish. Quindi c'è la cartella Fish, vedete che qua mi sono già posizionato nel file manager, la mia home config Fish. Dentro questa Fish ci sono i vari file e cartelle di configurazione e di lavoro di Fish, vedete fra i quali la storia dei comandi, il file di configurazione di Fish di cui abbiamo già parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco. C'è anche appunto questa importante cartella, functions, ecco il nome significativo, si chiama proprio functions, quindi funzioni. Questa cartella cosa contiene? Contiene le funzioni che noi man mano nel tempo creiamo e salviamo in Fish per rendere disponibili anche fuori dalla sessione corrente. Ho detto qualche minuto fa, all'inizio del video, quando ho scritto questa funzione, che questa funzione è viva nella memoria del PC e in questa sessione del terminale. Chiudessi questo terminale, la funzione provina non ci sarebbe più. Questo perché non l'ho salvata. La salvassi e fra un attimo vediamo come si fa a salvare una funzione. Fish automaticamente creerebbe un file in questa cartella per rendere questa funzione disponibile sempre anche nelle future sessioni di Fish, anche se riavvio il PC e tutto. Apro questa sottocartella e vedete che alcune funzioni, che ormai dobbiamo abituarci a chiamare sempre funzioni queste cose, sono già state definite da me. Alcune sono una è di sistema, tra virgolette, Fish, che è il Fish Prompt. Io ho personalizzato, ho scelto un modello di prompt che è questo, colorato con la mia user, il nome del PC, la directory dove sono posizionato. Il prompt, questo qui, è personalizzato. L'ho configurato, ho scelto questo modello perché mi piaceva e immediatamente Fish ha creato la corrispondente funzione. Lo vediamo più in là nella scaletta che in effetti il prompt di Fish è gestito anch'esso da una funzione, che è poi questo. Questo è l'unico, diciamo, creato da Fish indipendentemente, tra virgolette, dalla mia volontà. Le altre che vedete qui sono le corrispondenti funzioni degli alias che mi ero creato per Bash quando usavo ancora correntemente bash, ecco, sono le funzioni corrispondenti agli alias. Ecco che salvando appunto una funzione viene creato automaticamente da Fish un file con il nome della funzione .fish con estensione fish e questo assume il ruolo come fosse un alias di bash, né più né meno. Allora, abbiamo spiegato qual è il significato di questa sottocartella functions, dove si archiviano appunto le funzioni. E man mano che crea una funzione è resa disponibile immediatamente, cioè Fish si, come dire, si auto fa l'auto refresh, ecco, appena si crea qualcosa qui o si sposta un file .fish qui, viene considerato come funzione disponibile nella sessione di Fish. Come si fa quindi? Come si fa a salvare una funzione? Come si fa a modificarla, a eliminarla, eccetera, eccetera. Quindi vediamo passo passo, si procede così. Quindi si definisce una funzione anche interattivamente, per esempio questa provina l'abbiamo creata interattivamente, al momento è lì così. E definire una funzione abbiamo visto com'è, è un blocco di codice tra function e end e qui in mezzo ci si mette il nostro script, le nostre operazioni che vogliamo fargli fare. Se definite interattivamente, come è il nostro caso qua, di provina,
usare il comando func save nome funzione. Ecco, func save è abbastanza intuitivo, vuol dire function save, cioè salva la funzione. Quindi devo usare questo comando, spazio, nome della funzione. E questo nome funzione.fish verrà creato direttamente in questa cartella. Ecco, possiamo anche farlo, già che abbiamo a disposizione questa sciocca funzione provina. Proviamo a fare func save, quindi function save, e lo chiamiamo provina, va proprio come il nome della funzione, ovviamente. Provina, function provina, ovviamente la salvo come provina. Faccio enter. E vedete che qua è apparso immediatamente un file che si chiama provina. Dentro questo file non c'è né più né meno che il codice che abbiamo scritto, viene riportato. Ecco qua, function provina, argument pippa pluta, echo, end. Né più né meno di quello che ho scritto qua interattivamente. Da questo momento in avanti la funzione provina è entrata a far parte del sistema, è entrata a far parte della shell. Fish come qualsiasi altro comando di fish o del kernel Linux, è diventato un comando a disposizione, questo provina. Se la funzione non è stata creata interattivamente, ma direttamente in un editor di testo come uno script, quindi creata e salvata in un nostro file a parte, quindi non qui, non nel terminale direttamente, si può farne volendo una copia, sempre con estensione .fish, e mettere quella copia qua dentro. Quindi, avessi aperto il mio editor di testo, scritto questo codice, salvato in un file, che ne so, qui sul desktop, chiamato provina.fish, a me bastava trascinare quel provina.fish dentro in questa sottocartella, config fish functions, e immediatamente quel provina.fish lì viene riconosciuto da fish come una funzione. Quindi la stessa cosa, due strade per ottenere lo stesso risultato. Ecco, per eliminarlo, se si elimina un file, la funzione sarà ancora disponibile finché non si chiude la sessione corrente di fish. Ecco, ovviamente se adesso questo provina io lo cancello, in sé per la shell fish non esisterà più, non esiste più come funzione. Se io apro un nuovo terminale non esiste già più la funzione provina, però nella sessione corrente, ovvero in questo terminale, finché non lo chiudo, essendo ancora nella memoria di questa sessione, provina lo posso ancora usare anche se qui è sparito il file corrispondente. Poi le funzioni possono sostituire anche un comando nativo originale di Linux, tra virgolette, sovrascrivendolo. Ecco, questa è una funzionalità interessante, proprio la sostituzione di un comando originale esistente. Quindi è possibile definire una funzione con lo stesso nome di un comando Linux originale e aggiungergli le funzionalità che ci servono, quindi ampliarlo o semplificarlo nell'uso, se ci serve, con certi parametri. Se noi usiamo un comando sempre con le stesse opzioni, possiamo magari anche crearne uno con lo stesso nome che lo esegua già con quelle opzioni senza doverle scrivere ogni volta, ecco, per dire. Questa funzione avrà priorità rispetto al comando originale, di fatto sostituendo, ecco perché il trucco è questo, no? Io creo una funzione con lo stesso nome di un comando esistente del nostro sistema Ubuntu. Siccome è lo stesso nome, Fish fa in modo di dare priorità per difetto alla funzione che abbiamo definito noi personalizzata e non più al comando originale. Se però per svariati motivi non vogliamo usare il nostro alias, la nostra sovrascrittura del comando, ma vogliamo proprio richiamare quello originale che sta, diciamo, dietro le quinte, dobbiamo richiamarlo anteponendo il comando di fish command. Adesso lo vediamo con un esempio pratico, che poi è sempre più chiaro con un esempio. Comunque, command ci permette di richiamare un comando originale malgrado l'esistenza di una funzione che lo sovrascrive. Ecco, quindi, per esempio, definiamo una funzione chiamata uname, uname, che va a sostituire l'omonimo comando e che serve ad ottenere informazioni di sistema. Quindi il comando uname
senza parametri, ci torna che sto usando il sistema Linux, vedete qua, un sistema, scusate, un sistema Linux. Magari faccio pulizia dello schermo, va, che è più facile. Quindi uname senza niente mi torna sistema Linux. Uname con il parametro a, vuol dire all, mi torna tutto il kernel che sto usando, quando è stato compilato, eccetera, eccetera. Quindi poi credo che uname abbia anche altri, sì, ne ha anche altri di opzioni. Vedete, all vuol dire stampa tutte le informazioni, quello che ho appena detto, quindi ho scelto il meno a, oppure il meno all, che è la stessa cosa, eh? Ecco, quindi uname è un buon esempio, un comando semplice che torna semplicemente delle informazioni, però è un buon esempio per far capire cosa vuol dire sovrascrivere un comando originale. Comando originale si comporta così e io creo una funzione con lo stesso nome, quindi seguo l'esempio della scaletta, function, uname, quindi uname, ovviamente devo dargli lo stesso nome affinché, come dire, tra virgolette, il trucco abbia senso, ecco, deve chiamarsi nello stesso modo. E poi, giusto per far vedere la differenza tra il comando originale e questo, io metto, uso il comando di fish per impostare i colori del terminale, quindi c'è un comando che si chiama setColor, io dico scrivi in nero e il background, ovvero lo sfondo, mettilo giallo. Ecco, questo giusto così è un esempio. Poi dico echo. Voglio che mi dia un messaggio, dico ecco le informazioni richieste sul tuo sistema, perché questo è quello che fa, ups, sistema, questo è poi quello che fa il comando uname. Poi, una volta creata, stampata questa scritta colorata, torno ai colori normali del terminale, quindi set color normal, sia per la scrittura sia per lo sfondo normal. Poi lascio uno spazio e infine cosa faccio? Devo pure eseguire il comando originale, perché se questa funzione lo sovrascrive, ma ne sfrutta il comando originale. Ecco che già all'interno della funzione devo usare il comando command di fish, che ho accennato qui, quindi se vogliamo usare il comando originale, dobbiamo usare, anteporvi il comando command per forzare l'uso di uname, se no la funzione poi richiama se stessa se io non mettessi command davanti, sarebbe un pasticcio. Quindi command uname, che vuol dire qui usa l'uname del kernel Linux, non il mio, e già che ci sono ci metto arg V, perché uname abbiamo visto che accetta anche dei parametri, quindi questi parametri voglio che vengano caricati nella variabile argv per farlo eseguire con eventuali parametri. Posso metterli, posso non metterli. Quindi argv, adesso ho finito la mia bellissima funzione di sostituzione del comando uname. A questo punto, sempre nella memoria della sessione corrente di fish, è presente questa funzione che ha lo stesso nome e prende il sopravvento sul comando originale, come dico qui. D'ora in avanti, usando uname, verrà richiamata la mia funzione, non più il comando originale. Ok, quindi ci provo uname. Ecco qua. Quindi vedete qui sopra, quando ho richiamato uname originale, mi tornava semplicemente Linux. Adesso invece cosa mi torna? Ecco le informazioni richieste sul tuo sistema, scritto in nero su giallo, uno spazio e Linux, che è l'esecuzione del comando originale. Però è stata richiamata la mia funzione, vedete? Se io do alla mia funzione anche il parametro all, vedete che mi torna come questo, lo stesso risultato, però sempre con la mia scritta personalizzata. Ecco le informazioni richieste sul tuo sistema. Vedete? Eccezionale, fantastico, questa è la sostituzione dei comandi. Volessi usare il comando originale ancora, basta che uso command, uso io specificatamente command, quindi faccio command, uname va bene, meno a, e voilà, e non mi ha più messo la scritta in giallo perché stavolta ha usato il comando originale. Fantastico, semplice e potente, quindi sostituzione.
Andiamo avanti e vediamo come. Ok, adesso vediamo come si gestiscono queste funzioni. Per ora abbiamo visto come si salva una funzione col comando funcsave, ma come faccio a sapere quali sono le funzioni già esistenti in Fish? C'è il comando functions, è plurale, funzioni, abbastanza ovvio. Quindi senza parametri mi elenca. L'elenco di tutte le funzioni conosciute al momento in questa sessione di Fish, e non necessariamente non mi elenca solo quelle, come dire, funzioni universali conosciute da una sessione all'altra, ma anche quelle che magari ho definito al volo qui in questo momento e che esistono all'interno di questa sessione e basta. Quindi, se io richiamo il comando functions senza parametri, vedete che qui ci sono un gruppo di funzioni predefinite in Fish che arrivano con l'installazione di Fish, sono quelle tra virgolette di sistema fatte dagli sviluppatori. In mezzo a queste ci sono anche i miei alias e li troviamo, bla bla bla, vedete ad esempio info sistema, eccolo qua. Il Fish prompt è un po' un ibrido fra una mia scelta e una funzione di sistema, fish prompt, eccolo qua, poi mio IP per esempio, vediamo un po', mio IP, monitor sistema, questi sono tutti i miei alias. In più dovrebbero esserci le funzioni che abbiamo definito al volo qua, vediamo un po', io ne ho definita una, ecco l'uname. Uname, questa qui è la mia funzione, quella che abbiamo appena finito di sostituzione, poi vabbè non vedo più il provina perché l'avevo cancellata, non c'è più la provina, ok, comunque vedete che appaiono qui nell'elenco delle funzioni e sono suddivise appunto in quelle di sistema, che sono quelle che arrivano col pacchetto di installazione di Fish, quelle create da noi archiviate nella cartella functions e quelle create durante una sessione che se non salvate verranno perse, ma sono presenti, tipo uname, io non l'ho salvata, non c'è qui un file che si chiama uname.fish perché non l'ho salvata, ma c'è, finché ho aperto questo terminale esiste. Poi, con il comando functions nome funzione viene stampato il codice, come è composto il codice di quella funzione, quindi facciamo functions, prendiamo la nostra, uname, e vedete che viene riprodotto, stampato sullo schermo, il mio codice della funzione uname. Con il comando functions e l'opzione -e si possono cancellare le funzioni. Quindi, ma sì, facciamolo, va tanto. Functions -e, che è sempre l'opzione erase, un po' come il set. Per il comando set per cancellare le variabili c'è il meno e, anche qui c'è il meno e. Vedete che tra l'altro non fosse sufficiente, diciamo, la forza di Fish, l'elasticità, la malleabilità di questa shell, c'è anche coerenza nei comandi, cioè un'opzione che vale in un comando e ha quel ruolo, ce l'ha anche in altri comandi. Quindi meno e vale per cancellare una variabile così come per cancellare una funzione, eccetera, eccetera. Quindi adesso cancello la funzione uname che ho appena creato, meno e uname enter, e adesso non dovrebbe più esserci. Quindi richiamiamo il nostro elenco funzioni e vediamo che uname ciao ciao è sparito. Qua non c'è più, vedete? Qui c'era e non c'è più. Andato. Ecco. Una particolarità da tenere presente è che se io cancello la funzione dalla, diciamo così, dalla memoria della sessione corrente, ma quella funzione era già anche stata salvata nella cartella functions col comando funcsave, non viene cancellato automaticamente. Almeno fino all'ultima volta che ho provato con la versione di Fish che stavo usando non succedeva questo. Magari chi lo sa, in questo o in future versioni di Fish prevederanno anche di cancellare il corrispettivo file automaticamente. Quando ho provato, e ve lo metto qui come nota perché tanto mal non fa, cancellarla da qui
va bene, ma poi se l'avete già anche salvata andate a prendere il rispettivo file e toglietelo da questa cartella, cancellatelo, così è definitivamente cancellata la funzione. Ecco.